Quattro turni all'epilogo della stagione regolare. Ieri i recuperi della 33esima giornata. La Juventus Under 23 ha battuto 2-0 l'Entella, prossima avversaria del Pescara. In serata il Rimini ha travolto 5-0 l'Olbia. Ora il vantaggio sull'undicesima, la Lucchese è sceso a 5 lunghezze. Per il sesto posto c'è grande bagarre, quattro squadre nello spazio di un punto. Il Pescara è stato agganciato dalla Juventus Under 23, che nel girone di ritorno ha conquistato 29 punti in 15 incontri. Di fatto media di 2 punti a gara. Al settimo posto il tandem Pontedera-Arezzo. Merola e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti con tutte e tre le contendenti. Il quinto posto, che garantisce la disputa in casa dei due turni preliminari playoff con 2 risultati su 3 al 90esimo, dista 6 lunghezze. In realtà 7, perché il Gubbio, KO all'Adriatico per 3-2, si è rifatto in casa nel girone di ritorno con gli interessi, stravincendo con un perentorio 4-0. In sintesi, l'obiettivo è conservare la sesta posizione, che consente di affrontare in casa, nel primo turno playoff, la nona classificata con 2 risultati su 3 al 90esimo. Qualora poi la quinta dovesse essere eliminata dalla decima, nel secondo turno preliminare il Pescara giocherebbe di nuovo all'Adriatico contro la settima o l'ottava, altrimenti troverebbe la quinta. Oggi il Gubbio in trasferta con un solo risultato a disposizione al 90esimo, ovvero la vittoria, per accedere alla fase nazionale. Per ora, naturalmente, tutti discorsi teorici. Prima dei playoff ci sono ancora 4 partite da disputare. La prima avversaria sarà l'Entella, l'Adriatico, lunedì prossimo alle 20:45. Liguri decisamente al di sotto delle aspettative. 12° posto con 41 punti, meno 3 dai playoff, più 6 sui playout. Posizione condivisa con Sestri, Levante e Pineto, che domani si affronteranno alle 20:45, diretta in chiaro su Rete 8. Con Fabio Gallo, subentrato a Gennaro Volpe, destituito dopo 3 giornate, l'Entella ha conquistato 39 punti in 30 gare, soltanto 18 in trasferta. Fuori casa appena 8 gol realizzati in 17 incontri. Nessun'altra ha fatto peggio.